Salve a tutti, siamo qua al termine della manifestazione, incontro manifestazione che potete leggere qui dal manifesto, Comitati in Rete, manifesto di Chiaravalle, giù le mani dalle Marche. Due. Dalle Marche, due. Siamo qui con Adriano Mei, presidente di Marche per Rifiuti Zero. Una domanda, perché oggi abbiamo bisogno di urlare questo slogan, giù le mani dalle Marche? Perché, vedi, da una parte ci deturpano la montagna con il gasdotto, la media collina con l'elettrodotto, la parte intermedia tra montagna e media collina con l'eolico, la campagna con gli impianti a biogas e addirittura arrivano a deturpare città come San Benedetto e Sant'Elpidio con gli stoccaggi di gas, più pericoli di tutti questi messi insieme, fai una cartina delle Marche e vedi che non c'è territorio che non è coinvolto. Il tutto non a vantaggio di una politica seria, ragionata, di risorse energetiche, di utilizzo, no, il tutto a vantaggio, dice mio amico, non è vero che la legge consente gli impianti a biogas, è vero che gli incentivi consentono gli impianti a biogas, perché senza incentivi non ci sarebbe, nessuno farebbe un impianto a biogas senza incentivi, nessuno farebbe un impianto maxi eolico a Montemezzana senza incentivi. Ma è possibile che questi incentivi, che sono soldi nostri, in un momento in cui tutti ci dicono che non ci sono i soldi, siano utilizzati per impedire il nostro futuro? Chiaro. E cosa ti senti di consigliare oggi a tutti i cittadini informati, interessati, affinché possano con dei buoni argomenti in mano dire alle istituzioni giù le mani dalle Marche? Quello che abbiamo fatto a Sassoferrato con la Ritrama, ti ricordi? Mi ricordo bene. Ti ricordi quando abbiamo cominciato a dire qui bisogna unire il Paese, compreso le istituzioni del Paese? Ci abbiamo messo un po' di tempo, ma quando alla fine ci siamo riusciti, la provincia che cosa ha detto? Ha detto no. No. Perché è un territorio unito? Certo, qualche volta non troveremo i sindaci disponibili. Dove non troviamo bisogna avere il coraggio di combattere loro per primi. Perché quando si va avanti bisogna sempre assicurare che le spalle siano coperte. Se non sono coperte, prima bisogna pulirsi le spalle. Non andare mai avanti in una battaglia se le spalle non sono coperte. Siamo qui con il presidente del Comitato Tutela dell'Ambiente di Sassoferrato e San Donato, il dottor Goffredo Bellocchi, e con Claudio Patrizzi, presidente del portavoce del Comitato per la Difesa di Montemezzano. E anche a voi pongo la stessa domanda in chiave più localistica, perché oggi i cittadini del nostro territorio devono urlare a gran voce giù le mani dalle Marche, Goffredo? La considerazione è semplice, qui siamo di fronte a un, diciamo, vorrei usare un termine non molto appropriato, uno scippaggio delle ricchezze da parte dei soliti noti. Abbiamo in gioco il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, il futuro delle nostre piccole località destinate un tempo alla produzione industriale, ora l'industria sta svanendo. Questa stessa categoria industriale vorrebbe sfruttare il nostro territorio a proprio vantaggio, senza nessuna ricaduta a livello locale. Non è che siamo contrari a prioristicamente all'investimento, ma quando l'investimento riguarda sempre le solite tasche, senza neanche la minima ricaduta in termini lavorativi, come tutti i progetti di cui stiamo parlando, compreso il maxi eolico di cui, no, ci parlerà Patrizio, Claudio, noi dobbiamo trovarci sicuramente uniti insieme, perché ci sono voluti secoli, millenni a costruire le nostre comunità e non vedo perché debbano finire, sfiorire, perché decisioni sopra le nostre teste vengono prese senza che noi possiamo dire niente. L'unione, l'informazione, perché abbiamo modo di informarci, poi vorrei ricordare una cosa che non è stata ricordata, il coordinamento marchigiano dei comitati nasce a Sassoferrato, è stata una grande idea con una lungimiranza unica. Se oggi ci troviamo qui di fronte ad una fiera della pesca di Ancona gremita di rappresentanti, ma anche di sindaci e di gente delle istituzioni che comunque si sentono vessate anch'esse perché è una corsa al ribasso,
ribasso praticamente, è a rialzo negli incentivi ma a ribasso nella catena decisionale, quindi ci troviamo di fronte ad una problematica seria che sta coinvolgendo il sindaco come il cittadino, il rappresentante della regione tra poco come il sindaco, quindi restiamo uniti tutti quanti, informati. Non è vero, le cose vengono presentate come ineluttabili, come servono energie alternative, ma servono realmente? Abbiamo realmente bisogno di questa energia, come diceva Patrizi? Questa è la nostra domanda. Cos'è che ci serve, cos'è che non ci serve? Cos'è il nostro territorio? Quali saranno i mestieri e le professioni che andremo a fare? Chiarissimo Goffredo, e vorrei aggiungere per chi non è stato presente ovviamente alla manifestazione che non c'erano solo cittadini arrabbiati a questo incontro, ma avevamo dei sindaci arrabbiatissimi al fianco dei cittadini come il sindaco di Fano, come il sindaco di Civitanova, come vice sindaci di altri paesi minori, e quindi è la dimostrazione che si sta creando e si è creata un'unità di intenti tra rappresentanti e rappresentati. A Claudio volevo chiedere semplicemente cosa ti ha insegnato la battaglia che hai fatto in prima linea sul maxi eolico del Monte Mezzano. Beh, mi ha insegnato soprattutto che il nostro territorio è sacro, non va deturpato con mostri d'acciaio, che la gente comunque sia vuole e ha intenzione di continuare a mantenere il nostro territorio com'è, perché comunque sia il territorio deve essere ecosostenibile. Non possiamo creare impianti solari a terra, fare maxi eoli in giro. Perché? Perché noi, le nostre industrie stanno decadendo e l'unica soluzione potrebbero essere il turismo, e le Marche dovrebbe sviluppare questo tipo di soluzione, specialmente nel Comune di Sassofrato, in cui ormai le aziende si contano sulle punte delle dita, quindi creare agriturismo, i maneggi, e questi qui lo può fare solo se c'hai un territorio incontaminato, fermo da 50 anni come è adesso. Se noi ci andiamo a costruire impianti eolici, solari a terra, lo deturpiamo con queste cose, non potremo mai sviluppare quello che ci potrebbe salvare dalla crisi.